Allora, padre, io tengo alle frattocchie un fratello maggiore, Benito, ammogliato con Rosa Moretto. E i due c'hanno un ragazzino di 7-8 anni, Vittorio. Vabbè, mi fa piacere, allora. Beh, Vittorio non è mio nipote, è figlio mio. È figlio tuo. E tuo fratello lo sa. E no che non lo sa, padre, altrimenti è preso qui, ma che ci avrei a fare? Ma che zozzone che siete, mamma mia. Guarda, padre, che per mettere incinta una ragazza, pure buona, non ci vanno troppe moine, basta una botta e via. Lucia stava lì, bella come il sole, tutta china china, sciacqua i panni. Io sono arrivato da dietro e... Vabbè, ma che me ne frega a me? Non entrare in questi particolari, ti prego. Vabbè, ma è per fatte capire, No, ma pa. ho capito, sono uomo pure io. Sì, serio, su. Beh, tu mi devi giurare che quando moro vai da mio fratello e gli dici tutta la verità. Eh sì, certo, per scaricarti la coscienza di questa malafatta, tu vuoi andare da tuo fratello e dirgli la verità. E questa famiglia che vive in tranquillità, in pace, eh? Come la mettiamo? Vabbè, ma io sono pentito, voglio pagare questa cosa che ho Sì, fatto. voglio pagare, però non è forse questo il modo. Facciamo una cosa, guarda, dai. Io ti assolvo qua in terra, va bene? Poi pagherai nell'aldilà. E semmai, vedi, se tu stai zitto e non dici niente a tuo fratello, in fondo compi una buona azione. Al massimo poi, che ti farai? 30, 40 anni di purgatorio? Hai capito? Allora, restiamo così. Restiamo così, va bene.